ancora dal Teatro Principe di Milano per un altro match sempre come in precedenza per la categoria dei pesi welter. Questo è sempre John McDonald, questa guest star, questo ring announcer insomma, di fama mondiale. È stato, ricordavo, anche a Macao a fare ring announcer per Manny Pacquiao, molto conosciuto nel Regno Unito, anche un noto ring announcer, non è quello il termine, ma insomma un noto speaker per i tornei più importanti di snooker e anche di darts, che sono le magnifiche freccette. E allora adesso sale sul ring Gheorghi Mistei Junior, che è Niccolò Pavesi, un pugile decisamente rognoso e che Maxime Brodan farà bene a non sottovalutare. Sì, assolutamente, un pugile più giovane di lui, di un anno, 24 anni su 25 di Brodan, che però ha combattuto più di Brodan, ha debuttato dopo, paradossalmente ha combattuto di più, quasi 50 match all'attivo, molti dei quali titolati. Si è affrontato due volte Emiliano Marsili, tra l'altro. E se ricordo bene, gli ha reso anche la vita molto difficile nel primo match, quello di Bergamo, insomma, fu travolto, vinse il 7 round Emiliano, ma nel primo match a Viterbo rischiò abbastanza. Forse aveva sottovalutato un minimo questo pugile maggiore. Intanto l'ingresso sul ring per Maxime Brodan, un pugile, Niccolò, che insomma conosci benissimo, ti hai visto crescere. Come sta Maxime insomma in questo match? L'ho visto molto bene, è assolutamente motivato. Qui al Teatro Principe, sempre seguito da un mare di tifosi, sia ucraini come lui in Italia da diversi anni, che da persone di Milano che lo hanno conosciuto. A Milano inizia a essere un pugile molto conosciuto. Io posso dire che lo seguo praticamente da inizio carriera e mi stupisce di lui, oltre all'esplosività, alla potenza, la grande determinazione che ha fatto vedere soprattutto nel precedente match, il rematch con il panameño Manuel Largaccia, con cui aveva pareggiato un anno prima. Invece Maxime eravamo insieme a commentare quel match. L'unico pugile in grado in qualche modo di fermare e prendere un pareggio. Gustiamoci un altro po' di presentazione in lingua inglese dalla voce di John McDonald. 6 rounds international welterweight contest. E allora la presentazione prima per Gheorghi Mistei Junior, vi ricordo brevemente sul record 25 vinte, 22 perse, un pari, 48 match totale. Ladies and gentlemen, a 48 fight record, 25 wins, 15 inside the scheduled distance, 22 defeats and one draw. The former Hungarian lightweight champion, the former European Union champion, ladies and gentlemen, from Hungary, Super Gosko Gheorghi Mistei Junior. E come ha ricordato McDonald, Mistei è stato non solo campione nazionale, ma anche detentore del titolo Unione Europea, e dette una sonora lezione al nostro Brunet Zamora. La presentazione per Maxime Brodan. 14 fight record, 13 wins, all by knockout, one draw. The perfect record comes to you with, ladies and gentlemen, the demolition man himself, Maxime Brodan. The demolition man ha scelto chi sta tutto in questo lettore, campione all'italiana. Ha ricordato che in tutte le 13 vittorie sono arrivate prima dei limiti, tutte. E naturalmente credo che Maxime ci terrebbe a vincere anche quest'oggi prima del limite, ma credo che lo sappia meglio di noi Franco Cherchi, insomma sa chi è Mistei. Lo sa benissimo, anche perché se non ricordo male era all'angolo di Marsili quando Marsili affrontò proprio Mistei, per cui avrà sicuramente detto a Maxime di fare molta attenzione a questo pugile ungherese, perché Marsili, per averlo sottovalutato un po' nel primo match, insomma ha rischiato di prendere una bella scottatura. Questo è un pugile
credo Nicolò che vale decisamente più di quello che dice il suo record. Da tenere d'occhio, da stare attenti. Intanto avete visto quando la inquadratura ha stretto sul braccio destro di Prodan, c'è il faccione di Miguel Cotto, che è il suo idolo pugilistico, la sua fonte di ispirazione fin dagli esordi. E vediamo come si comporterà questa sera Maxim con un avversario che, come ricordato, è da prendere con grande attenzione. Contro l'Arcacia, ecco, nel rematch io purtroppo non c'ero, insomma, sono riuscito a vedere poi qualcosa. Maxim ha sofferto molto, anche ha rischiato di perdere, però quello che è piaciuto è proprio il modo in cui è riuscito a tirarsi, insomma, fuori dall'inferno e alla fine dalle corde ad assestare un destro micidiale con cui ha risolto quell'incontro. Sì, stava vivendo proprio un momento di leggera difficoltà e con grande carattere è riuscito a ribaltare le sorti dell'incontro. Comincia a venire dentro, ma si muove. Lo vedi quant'è sfuggente il Missei, poi lungo con le braccia lunghe, anomalo per essere un peso welter, molto alto per la categoria. Pensa che è partito dai leggeri per poi salire nei super leggeri, questa sera invece combatte come peso welter. Insomma, attorno mi pare che sia 183 centimetri. C'è proprio un grande divario, Maxim costretto sicuramente ad avanzare, a venire avanti per fare un buon match, ma dico fortunatamente questo è, insomma, comunque il suo modo di interpretare il pugilato, affrontando l'avversario. Mai è difficile vedere Maxim andare indietro. Qui è riuscito ad anticipare proprio dalle corde, a mettere un po' fuori le destre e a toccare dalla media distanza a Missei. E naturalmente Maxim quest'oggi ci mette un po' più del previsto, credo, a prendere le misure, perché non è facile contro questo tipo di pugile. Sì, si muove tanto, poi è il sinistro lungo, quindi è più difficile del previsto entrare. Maxim fortunatamente se ne è accorto subito, infatti vedo che fa molta attenzione, insomma, quando avanza, sta giustamente ragionando abbastanza in questo primo round per capire bene, insomma, chi ha di fronte, perché ripeto, è un pugile assolutamente anomalo Missei, oltre che di un valore che va oltre quello che dicono i suoi numeri, il suo record pugilistico. Prova dentro, era stato toccato da un jab, poi ha replicato con un destro più potente. Sì, è andato così. Sta studiando la situazione Maxim. Fa bene, questo è un match, insomma, per essere un no title match sulla distanza dei 6 round è da 4-5 stelle, perché potrebbe tranquillamente valere un titolo questo combattimento, considerando, ripeto, il valore dei due. Maxim 14 vittorie un pari, ha sempre vinto prima del limite, ma si è tirato fuori due volte da begli impicci contro l'Argacia, pareggiando il primo match e poi vincendo il secondo. Ha provato ad entrare dentro proprio dopo che aveva portato il suo destro Missei. È davvero sfuggente, hai trovato l'aggettivo giusto, non è un avversario facile da colpire, da trovare. Un po' un pugile scivoloso, uno slickster direbbero negli Stati Uniti. Una bella prima ripresa, ma molto equilibrata, perché Missei non si è fatto sorprendere, ha tocchettato, insomma, anche lui un match che credo Riccolo debba, insomma, ancora entrare nel vivo. Assolutamente sì, poi Max è giovane, ne ha già 14 incontri alle sue spalle, quindi sa bene che il primo round, è vero che sono 6 round, quindi non c'è poi chissà quanto tempo per lo studio, però la prima ripresa va bene per capire quello che può dare il tuo avversario. È il modo in cui tutti e due hanno interpretato con grande concentrazione e attenzione questo primo round, insomma, lascia proprio intendere quale sia l'effettiva valenza di questo match, che va ben oltre il semplice match sulla distanza dei 6 round. Due pugili che, insomma, si temono, si rispettano e che si sono molto studiati in questi primi 3 minuti, ripeto, come se in palio ci fosse in realtà una cintura. Il secondo round che inizia in questo istante, per un combattimento da seguire proprio passo passo, che sicuramente prima o poi, insomma, si infiammerà. Mi sembra che Prodan, insomma, anzi che il ritmo è già più alto da subito. Missei che se ne sta logicamente fuori, poi avete visto dalle corde improvvisa accelerazione, ha anticipato qui il tentativo, l'idea di attacco di Prodan.
hanno lavorato tanto con il maestro Franco Chietti su avvicinarsi, però muovendo la testa per non essere bersaglio. E non aspetta altro, Simicai non aspetta altro che Prodan venga un po' dentro, ma rimanga un attimo fermo, insomma, che sia un po' rigido, buono il destro, ma nulla, è scappato via verso destra anche su questo Simicai. È un colpo d'occhio, poi niente male il Maggiaro. E mi pare che Prodan soffra un po' questo sinistro molto lungo che alterna poi col destro e che lo mette frontale. Anche qui è sfuggito da una situazione che poteva diventare pericolosa. E Prodan fa per venire dentro come arriva Maxime per, scusate, dico Mizzei, però già lontano. Ancora una serie di sinistri di Mizzei. Qui prova la serie a due mani, buono. Anche al corpo. Sì, sì. L'ultimo destro sotto. Mi tocca ancora con il destro, volendo addirittura un pochino meglio Mizzei, un po' più attivo, insomma più preciso. Ecco, questo arriva la prova, attenzione. È arrivato Mizzei, ma guarda che mestiere Mizzei, si è difeso, è stato preso da un destro abbastanza potente e poi è riuscito a sbucciare via usando il movimento del torso, davvero, portando la spalla avanti. Questa era una situazione che poteva rivelarsi assolutamente pericolosa, poteva diventare complicata per il Baggiaro, invece se l'è tolta di mezzo in un baleno. Hai sentito l'indicazione di Franco Chierchi, devi stare più vicino Marco, quindi chiedi di accorciare, ci ha provato adesso ma ancora sgusciato via. E si è preso anche il diretto sinistro, poi un gancio del Maggiaro che anche continua a lavorare, volendosi addirittura un po' più attivo, insomma, ed efficace sino a questo momento, dà l'impressione di essere Mizzei. Ancora dentro Prodan, vuoto il gancio sinistro. Sì, continua però, è fatica Prodan a trovare l'avversario più di quanto Mizzei, ecco, fatichi a trovare lui. Mantiene il centro del ring Prodan, però non riesce qua a farsi sotto al corpo Mizzei, poi ancora è riuscito a sgusciare via. Sta un po' patendo proprio la rapidità complessiva. Sì, perché poi è molto rapido, non sembra potentissimo, però è preciso e rapido. Lui ha preso in destra, attenzione. E il primo lo ha preso, poi nulla, con mestiere. La seconda ripresa. È riuscito ancora, insomma, comunque a contenere. Altra ripresa è davvero di difficile interpretazione. Un minimo, ripeto, più efficace è sembrato per la verità Mizzei. Sentiamo un attimo l'angolo di Prodan con Franco Chietti. Anzi no, mi pare che non riusciamo, insomma, a sentire molto. Prima ti ha consigliato di stare più vicino, però non è facile approcciare la distanza con un pugile che continua con il sinistro a toccare, anche se non in modo potente, però dà fastidio e impedisce l'azione di Prodan, che deve cercare di cambiare angoli, probabilmente di spostarsi con la destra. Può essere, esatto, una buona idea efficace. Magari provare, sì, a cambiare angoli, inventarsi qualcosa per linee dritte, diciamo, perché se no rischia di farsi un po' irretire da questo scaltro pugile Maggiaro. È riuscito poi, per la verità, il colpo più potente è stato quello di Prodan sulla conclusione della ripresa, però è stato l'unico efficace. È fastidioso questo Mizzei. Terzo round che inizia in questo istante al Teatro Principe di Milano. Subito il diretto destro di Mizzei, che poi è sempre molto attento a fare dei passi indietro, e qui va giù, credo che sia stato il colpo al corpo. Sì, forse il primo, poi sopra ci aveva messo, insomma, anche un destro al volto. Mizzei ha accusato, può essere una adesso svolta. Deve accelerare, sì. Maxim deve battere il ferro adesso che è caldo Prodan, perché se poi recupera Mizzei il match torna. È riuscito a legare con molto mestiere. Fa di tutto ora. 50 match da pro. Fa di tutto, sta cercando di metabolizzare quel colpo, per cui lega, cerca di interrompere. Prodan vorrebbe, insomma, avanzare per incidere ancora. Si mette ora frontale, cerca di passare sotto, scilla, Prodan viene dentro. Ancora con il destro Mizzei. Mizzei accusa, credo che Mizzei lamenti però anche un problema alla mano sinistra, credo. Sì. Mizzei si è sicuramente, insomma, infortunato.
è stato anche sfortunato il pugile Maggiaro con un pizzico di fortuna. Peccato perché stava venendo fuori davvero un bel match. Con un pizzico di fortuna Maxime Prodan ottiene un'altra vittoria prima del limite. A questo punto, si correggo, sono adesso, diventano ora 14. Credo, ripeto, che sia un problema forse alla mano destra. Alla mano destra, sì. Poi sono curioso di vedere il replay, se verrà riproposto, per cercare di capire come si è fatto male. Lamentasi in un colpo che ha tirato lui oppure in un colpo che ha ricevuto, vediamo. E lamentasi un... eccolo qua. Effettivamente uno che va a finire praticamente sulla spalla. Allora qui poi in realtà Prodan insomma arriva parzialmente a segno, è come se Mizzei si lasci forse un po' andare, perché forse l'ha avvertito sul colpo che ha tirato lui, molto dolorante, ho l'impressione, e quando ha sentito il dolore, quindi con qualche istante di ritardo. Poi ecco, in occasione invece del primo atterramento, lì lo aveva preso prima con un destro sotto e poi era andato a segno anche sopra, lì non c'era, ecco, in mezzo nessun infortunio, lì tutta farina del sacco comunque di un bravo Prodan. Mizzei non è stato particolarmente insomma fortunato quest'oggi, però quel primo destro di Prodan con cui è andato giù nella prima occasione gli aveva fatto cambiare espressione. Thank you, ladies and gentlemen. 1 minute and 18 seconds of the third round on a count out. Your winner, who remains that perfect undefeated professional record, ladies and gentlemen, your winner from Milan, Italy, Maxime Prodan. La vittoria dunque di Maxime Prodan. Sono 14 e siamo a 14 tutte prima del limite, superato un altro ostacolo insomma che non era dei più agevoli, con, ripeto, un pizzico di fortuna, ma mostrando comunque insomma esperienza, pazienza, ecco, cosa che non è magari abituato di però provano ad avere sulle ringhe. Quest'oggi serviva anche pazienza e ce l'ha avuta. Poi ha avuto modo di fare un paio di riprese con un pugile difficoltoso proprio per il suo stile dotato di rapidità e di agilità soprattutto. Questo c'è bisogno, perché lui quando trova un pugile statico con cui può scambiare, allora è il suo terreno fertile. Lui fa un po' più di fatica con questo tipo di pugili e meno male che stasera ha avuto modo di combattere contro uno di questi e portare a casa la vittoria numero 14. E allora è tutto per questa sfida tra Maxime Prodan e Gheorghi Mizzei Junior.